Piadina questa mattina ha dato l'ultimo saluto a Francesca Schizzi, la 40enne impiegata della SST che viveva in via Corsica a Casalmaggiore con il suo compagno Massimo Poli, che l'avrebbe trovata senza vita dalla parte del letto dove dormiva lui, rincasando alle 2 di notte circa tra mercoledì e giovedì scorso, dopo essere stato a giocare a carte a Parma con degli amici. Le esequie, alle quali hanno preso parte numerose persone, si sono tenute nella chiesa di Santa Maria Assunta, nel suo paese d'origine. Ai piedi della bara, nel banco a fianco dei genitori della sfortunata donna, era presente anche Poli, iscritto dalla procura nel registro degli indagati per omicidio colposo, come atto dovuto, per permettergli di partecipare alle operazioni autoptiche. Tutto che segna non solo la famiglia, la mamma Giovanna, il papà Sergio, il fratello Marco, con Eleonora, le nipotine Mia e Camilla, la nonna è Melinda, don Francesco, l'affezionato Massimo. Non solo sono, quando si muore a 40 anni, è sempre certamente qualcosa che tocca la vita di una comunità, la vita di persone che hanno avuto a che fare con la nostra sorella Francesca. Francesca viene descritta come solare, simpatica e sempre con un sorriso per tutti. Come non ricordare i tanti momenti in cui, con la tua sottile ironia e carica di simpatia, ci intrattenevi con racconti di storie fantastiche e rispondevi con un sorriso al mio suggerimento a coltivare anche l'arte della recitazione. Immenso era il tuo amore per gli animali, cani e gatti in particolare, con cui avevi una sintonia speciale. Anche recentemente scrivevi sui social: amore, amare non è possedere, ma prendersi cura. Sul fronte delle indagini si attendono gli esiti dell'autopsia effettuata lunedì per cercare di fare chiarezza sulle cause della morte e l'ora del decesso. Nessuna ipotesi viene per ora scartata, compreso l'incidente domestico. Buon viaggio, Francesca!